Ciao Riccardo, ciao Vincenzo, un saluto a tutti gli amici in ascolto. Un piacere ritrovarti, Ciro. Un piacere poter parlare di calcio giocato con te quest'oggi, focalizzandoci innanzitutto su quello che sarà il probabile 11 che affronterà i blucerchiati questa sera. Ma no, io credo che l'11 sia quello che conosco, credo che giocheranno in difesa più o meno quelli che hanno giocato con la Juve, cioè nel senso che Gattuso, alla luce delle assenze a centrocampo, non intende cambiare anche in difesa, pur avendo le soluzioni, visto che Maximovic ha recuperato, Koulibaly non è ancora pronto per i 90, quindi confermerà Di Lorenzo centrale con Manolasse e darà fiducia a Isai, che ha giocato bene con la Juve, e Mario Rui a sinistra. Quindi l'asse difensivo sarà quello, tra i pali fiducia a Meret. E a centrocampo, visti i problemi influenzali sia di Demme che di Fabian Ruiz, giocherà Lobotka playmaker. D'altronde è stato preso anche per questo, io lo dissi proprio in sede di presentazione quando annunciai l'acquisto di Lobotka, che poteva essere uno e Bino, mezzala di riferimento, ma anche playmaker all'occorrenza quando c'erano esigenze o di turnover o in questo caso di natura fisica per l'assenza del play titolare che è Demme. Qui giocherà Lobotka, mentre gli intermedi, alla mezzala destra sarà Elmas e Azelinski a sinistra. L'attacco sarà quello, di nuovo bocciato Lozano, che Gattuso non vede ancora pronto per una partita da primi minuti. Politano si è allenato poco, quindi non è ancora pronto per il debutto, quindi conferma a destra per Callejon e il resto è tutto invariato con i titolarissimi ormai di Gattuso, che sono Milik centravanti e soprattutto Capitano Insigne, che insomma è reduce da due partite a tinte forti, giocate benissimo contro la Lazio e la Juventus. Ecco Ciro, ne ha parlato anche ieri Gattuso in conferenza stampa di questa Sampdoria comunque ritrovata con Ranieri, soprattutto dal punto di vista della solidità difensiva. È una squadra che concede davvero poco, seppur lì davanti, nonostante i giocatori di un calibro importante come Quagliarella e Gabbiadini, non riesca sempre ad essere così efficace. A questo punto, quale sarà la chiave di volta secondo te della gara di questa sera del Napoli? Ma il Napoli dovrà fare la partita perché la Sampdoria sicuramente non concederà molto campo, cioè mi aspetto una Sampdoria stile Fiorentina, è una squadra che si chiude per poi ripartire, avendo poi due giocatori come Gabbiadini in primis, ma anche Quagliarella che attaccano bene nel loro spazio. Quindi due linee molto chiuse da 4-4, con Torsby, Tonelli, Colle, Augello, Ramirez, Ekdal, Linetti e Iacto, e con Gabbiadini che spesso potrà abbassarsi e quindi far sì che il modulo in fase passiva diventi 4-5-1, 4-4-1, e quindi Napoli sa che deve fare partita. Napoli deve tenere palla, cercare di farla girare il più veloce possibile per poi verticalizzare e cercare magari in un paio di modi di far gol alla Sampdoria, o prendendole sulle fasce, quindi scavalcando la difesa e andando a cercare gli esterni con i tagli di Callejon in primis o gli inserimenti di Zielinski e Insigne a sinistra, o attraverso invece tiri e percussioni centrali, fidando soprattutto nella verve di Milik, che possa essere anche da paracarro, no? Che mi immagino che Tonelli e Colley sarà chiuso nella morsa dei due centrali e quindi spalla alla porta dovrà spesso cercare di fare da sponda agli inserimenti o degli intermedi o dei due esterni. Ciro, ieri Gattuso si è rifiutato quando gli hanno chiesto un voto per il calciomercato invernale. Ha detto: quello tocca a voi. E allora, Ciro, oggi ti tocca. Guarda, io ti dico la verità, è un giudizio sospeso, nel senso che non avendo certezze nel bene e nel male su alcuni giocatori arrivati, il voto può anche così essere più alto. Io parto da un 7 meno che può diventare anche 8. La mia certezza è sicuramente Demme. Sono curioso poi di capire quanto Politano riuscirà subito ad adattarsi alla realtà partenopea, e questo vale anche per Lobotka. Diciamo, è un 7 meno che può diventare 8, ripeto, perché è legato alle variabili del rendimento di Politano e Lobotka. Io tendenzialmente penso sempre positivo e quindi mi auguro che questo mio 7 meno diventi 8 entro 2 o 3 settimane, perché spero che Lobotka a partire da stasera comincerà
così convinca dell'investimento, e Politano, sia il giocatore che ho conosciuto a Pescara, che ho apprezzato a Sassuolo e che comunque anche lo scorso anno ha fatto un bel campionato con Spalletti. Quest'anno ovviamente nel 3-5-2 non poteva avere spazio, perché non è un giocatore, non ha la gamba da esterno del 3-5-2, ha la gamba da 4-3-3, è cresciuto nel Viale della Roma, diciamo che è uno zemaniano come concetto tattico, e quindi può andare bene nel Napoli, però nel Napoli a destra per ora gioca un certo Callejon, che finché sta bene non so quanto spazio darà per Politano, però mi sembra che Callejon possa rappresentare forse il passato e Politano il futuro. Però nel frattempo mi rivolgo ai napoletani, c'è un presente da vivere, e quindi in questo presente io vedo ancora Callejon. Ciro, noi eravamo stati un attimino più stretti di manica, sai, per quanto riguarda il mercato del Napoli, considerando anche il reparto uscite, no? Diciamo così, la fare Younes che alla fine, insomma, resta tra virgolette un po' sul gruppone. Stesso discorso per quanto riguarda il mancato arrivo di un esterno. Vogliamo ricapitolare evidentemente come sono andati il segmento esterno difensivo e il segmento Younes, per capire se evidentemente siamo stati noi un po' troppo larghi di manica, stretti, scusa. No, un 7 meno non sia un voto, come dire, elevatissimo, un 7 meno anche perché io credo che un terzino sinistro l'avrei preso, fermo restando che all'occorrenza può giocare Isai o Di Lorenzo, però è anche vero che uno deve anche comunque fare i conti in cassa. È anche giusto ricordare che con l'affare Petagna il Napoli è la squadra che ha speso di più questa sessione invernale, perché poi di no, Ciro, al di là del voto, diciamo, era un gancio come un altro, no, per andare a chiederti cosa non ha funzionato, per esempio, nell'affare Younes. Ecco, qual è stata. No, Younes non ha funzionato tutto, tranne che il giocatore ha detto di no a tutto. Okay. Il Napoli aveva raggiunto l'accordo col Genoa, ha detto di no. Aveva raggiunto l'accordo con la Sampdoria, ha detto di no. Ha detto di no. Aveva raggiunto l'accordo col Torino, ha detto di no. L'aveva messo nell'operazione con la Spal, ha detto di no. Le motivazioni? In Germania nessuno l'ha chiesto, questo è i fatti. Il fratello di Rudiger, il suo agente, non ha portato mezza proposta seria al Napoli, e ora si attacca, come si dice in gergo, nel senso che o entro il 21 accetta qualche squadra in Russia, sperando che Giunto e il suo agente riescano a trovare qualche aggancio in Russia, o se ne starà al sole di Mergellina fino a giugno a vedersi le partite in tribuna. Insomma, che poi a un certo punto io poi vorrei capire cosa scatta nella testa di certi giocatori. Questo Younes è partito male e finito peggio, cioè, ricordiamo la sua bizzarra avventura partenopea, no? Con quell'abbandono a gennaio, la spy story l'abbiamo chiamata, la nonna, la zia che era morta, ecco. Poi è tornato 6 mesi dopo come se non fosse nulla. È un buon giocatore, qualcosina ha fatto, devo dire, a me non dispiace, però poi sono delle scelte. In questo momento la società e il tecnico hanno fatto delle scelte e gli hanno detto: guarda, non rientri nei piani del nuovo allenatore. Dimostra di essere bravo, ti diamo in prestito, quindi crediamo in te. E credo che, per esempio, essere allenati da un grande allenatore come quello di stasera, perché ovviamente rendo onore a un grande guru del calcio come Claudio Ranieri, no? Che è uno che ha scritto la storia del calcio, perché fra 100 anni ci ricorderemo ancora del Leicester campione d'Inghilterra allenato da un italiano, e quindi sicuramente quindi una persona per bene, di grande esperienza, amato da tutta Italia. Ranieri non ha nemici in nessuna tifoseria, per dirti, ha allenato la Juve, l'Inter, il Napoli, la Roma, la Fiorentina, però non si è mai legato a nessuna bandiera, da sempre un allenatore gradito a tutti, giusto, no? Per la sua signorilità, per la sua specchiata moralità. Hai la possibilità di andare a Genova, sponda rossoblu, dove c'è un ottimo allenatore, oltre che un'ottima persona come Davide Nicola, un pubblico come quello bucerchiato strepitoso, una curva che ti esalta come quella del Grifo, e non ci vuoi andare. Ti chiama il Torino e non ci vuoi andare, figlio mio, cioè, è ovvio che poi, non lo so, cosa non ha funzionato? Non ha funzionato la testa di Younes, che evidentemente non so cosa chiedeva la vita dopo non aver giocato, se non andare in prestito da una squadra di medio livello. Se sperava che bussassero alle sue porte la Juve, l'Inter, il Milan e la Roma, evidentemente ha visto un altro film, questo non ha funzionato. Così come per il terzino sinistro, mi è sembrato chiaro che alla luce degli investimenti economici fatti in altri settori e l'anticipo di soldi spesi per Rachmani e per Petagna, e forse si sperava di spenderli anche per Amrabat, che poi invece è stato soffiato dalla Fiorentina, il Napoli sul terzino sinistro non ci ha messo una nota. Nel senso che o pigliamo un giocatore a pochi soldi,
e poteva essere Kudryas, ma l'Olympiakos poi ha avuto altre idee, non ha aspettato il Napoli e l'ha dato a un'altra squadra. O Rodriguez, giusto per 6 mesi, perché è un giocatore che comunque è in uscita e per 6 mesi poteva andare bene, un po' come ha fatto il Milan con l'Axalt. Poi sapete tutto come è andata, ma il Napoli spendere oggettivamente 15-20 milioni per Tsimikas o per un altro di pari livello per un giocatore che poi alla fine giocherà, sperando che Mario Rui non si faccia male, 4-5 partite, sotto, fermo restando che comunque in rosa resta ancora Gulam, che ovviamente non è al meglio, però magari chissà, boh, forse fra 1 mese, 2 mesi potrebbe anche tornare utile, quindi ci sarebbero 3 opzioni a sinistra, oltre i Di Lorenzo. Però ripeto, credo che non sia quello il problema, la chiave di volta era trovare 2 centrocampisti adatti al 4-3-3, soprattutto 2 play. Il Napoli l'ha trovato e soprattutto garantire continuità al progetto, cercando le reti di Callejon, che è stato fondamentale in questi 7 anni, e il Napoli spera di averlo individuato in Matteo Politano. E chiaramente chi dovesse, in base a chi dovesse restare fuori dalla lista, dalle famose liste, capiremo anche qualcosa in più in merito al calciomercato. A proposito, Ciro, di calciomercato, restiamo ancora con delle curiosità di questi mesi. A questo punto Mertens in scadenza, è un Mertens che può firmare con chiunque. Può firmare anche con il Napoli, ci sono delle probabilità importanti secondo te? No, importanti no, ci sono delle probabilità. Io su Mertens, così come ho sempre detto, ho sempre aggiunto che la statistica in questo caso non bisogna seguirla. La statistica mi dice che tutti i giocatori che dal 1 febbraio sono in regime di svincolo, nel 99% dei casi sono giocatori andati, persi, perché le grandi squadre non arrivano mai a giocatori importanti in regime di svincolo. Certo. Basta pensare a ciò che è successo con Pepe Reina, no? Il Napoli farà un ultimo tentativo, proprio l'ultimo, proprio per lavarci la coscienza. E vediamo quando lo farà. Sapevo che ai primi di febbraio giunto aveva intenzione di convocare il giocatore del Centurace per una chiacchierata da dentro fuori, cercando di migliorare ulteriormente l'offerta fatta, l'ultima offerta in ordine di tempo che la ricordiamo è 4 milioni più uno di bonus e più eventualmente un premio alla firma. Ovviamente bisogna intendersi sulla cifra da destinare al premio alla firma e anche sullo stipendio. Il giocatore, quanto mi risulta, l'ho detto anche ieri sera nel solito focus che faccio alla Domenica Sportiva, ha dato mandato insomma ai suoi agenti, ma anche a chi agente non è, perché da quello che ho capito il giocatore si sente libero, quindi se c'è qualche procuratore che è importante, che gli porta la cifra che lui vuole, fa l'affare con quel procuratore. Quindi domani mattina può svegliarsi Pastorello piuttosto che Raiola, piuttosto che Branchini, e magari fanno una loro operazione per farvi capire, e al di là dell'avvocato Stiglitz. Credo che lui aspiri, come ho detto nell'ultimo collegamento venerdì da Milano, sui 7 milioni, nel senso che ritiene di aver guadagnato meno a Napoli in carriera rispetto a quanto dato, rispetto al suo valore di mercato, e ora che il cartellino è suo, vuole un premio da chi lo compra. Dice, io sono un giocatore che se avessi un contratto lungo, oggi varrei, vista l'età e visto anche però la guida del giocatore, almeno 30 milioni. No? Se avesse 22 anni, Mertens costerebbe 80-90 milioni. Visto che ha superato la trentina, diamogli un valore di mercato di 25-30 milioni. Giusto o no? Se vogliamo fare una comparazione. A quel punto mi pagate 0 euro, io dovevo un premio. Alla firma, innanzitutto. E credo che lui vaticini cifre vicine a quelle dai 3 ai 5 milioni. E poi uno stipendio che mi permetta di recuperare quello che ho perso in passato e che soprattutto che mi consente di riacquistare il mio cartellino, perché voi pagate non solo me, ma pagate anche il mio cartellino. È ovvio che queste cifre il Napoli non ci arriva, lo dico subito. Vediamo chi ci arriva. Lui sicuramente, il suo entourage o anche agenti che lavorano per conto di Mertens, ne ha parlato con la Roma, sicuramente. Un mesetto fa, ma il primo vertice con Petracchi non andò bene proprio per questa richiesta troppo esosa per la Roma. L'Inter, che come ho sempre detto a gennaio non l'avrebbe preso, l'ho più volte detto quando uscirà per giugno, vediamo. Cioè, l'Inter è una società attenta alle opportunità, un parametro zero come lui, considera che Sanchez a giugno secondo me se ne può tornare allo United, sempre che non chiuda un anno alla grande. Ieri sicuramente
A Udine ho visto un Sanchez diverso dal Sanchez deludente dell'inizio stagione e di quello post infortunio in Coppa Italia con la Fiorentina. Ma se, diciamo, Sanchez non dovesse convincere, tornerebbe da fine prestito al United e si libererebbe un posto. E l'Inter ha la forza economica, volendo, per soddisfare più o meno le esigenze di Mertens. Magari uno spara 7, però se gli offri magari 5,5-6 con i bonus, magari prima lo stesso. Quindi l'Inter sicuramente va da tenere. Poi c'è la Juve, ma non credo che la Juve in questo momento pensi a un profilo come Mertens, però a Sarri piace. E poi l'estero. Il Chelsea a fine stagione, così come a gennaio, si preverà dello svincolato Giroud e potrebbe tornare alla carica. Poi potrebbero uscire tante altre opportunità. È un giocatore di fama internazionale, quindi non è che lo scopro io. Quindi il Napoli sicuramente un altro tentativo lo farà. Non so con quante possibilità di riuscire a chiuderlo, però il Napoli lo farà il tentativo. Ciro, se non ci sono altre novità di mercato, stavo leggendo tra l'altro anche le parole di Carnevale a proposito di Boga, vorrei sapere la tua opinione su quanto visto ieri all'Allianz Stadium tra Juventus e Fiorentina e soprattutto sulle parole di Commisso, sul tono utilizzato dal numero 1. Il tono di Commisso, io comprendo e rispetto la rabbia di un presidente che si è visto accordare un rigore che non c'era, ma non comprendo assolutamente i toni, perché se vogliamo bene al calcio dobbiamo usare altri toni. Se noi parliamo di aiuti e non di errori arbitrali, non andiamo molto lontano, non vogliamo bene al calcio. Questo vale per tutti. Sicuramente c'era un rigore per la Fiorentina, però oggettivamente non ho visto rigori più scandalosi in passato. Così come, volendo, con questo nuovo regolamento che è molto particolare, anche l'intervento su Ronaldo. Se davi il rigore, non era un rigorone, però non era manco scandaloso poterlo dare. Cioè, la differenza non è stata quella. Però ripeto, al di là dell'arbitraggio, che comunque a me non è piaciuto, e se noi continuiamo, questo è un discorso che faccio da sportivo, a buttare veleno sul nostro calcio, in Italia e nel mondo, non è che andiamo molto avanti. Quindi dobbiamo portare il presupposto che noi dobbiamo parlare di errori, evidenziarli, censurarli, chi sbaglia. Se un arbitro sbaglia una partita deve sicuramente essere sanzionato, così come un giocatore che sbaglia l'intervento o magari sbaglia una partita va in panchina, per l'amor di Dio, però bisogna usare bene i termini, soprattutto se si hanno ruoli apicali nel calcio. Commisso concedo l'attenuante del fatto che è straniero, è arrivato da poco e magari si è lasciato prendere un po' dalla sua passionalità tipicamente calabrese, che apprezzo. Però Ciro, tu dici errore, sbagliare umano, perseverare è diabolico. Se si sbaglia con un regolamento del genere, allora poi è diabolico perseguire senza cambiare. Sì, ma questo non è colpa della Juve, cioè, il regolamento è lacunoso per tutti, perché in ogni partita vedo errori, perché ormai un difensore non può più toccare un giocatore che magari gli dà il rigore. Sul fallo di mano ormai abbiamo scomodato l'uomo vitruviano, no? Nell'ultima conferenza degli arbitri, per farvi capire, bisogna mettere regole certe, però anche più facili da applicare, varo o non varo, cioè è anche più semplice. E poi al tempo stesso rivedere il protocollo, perché il protocollo VAR così come è messo non va bene. E bisogna dare la possibilità agli arbitri di rivedere tutto, anche i rigori, bisogna rivederli, perché il discorso che solo l'arbitro può capire la velocità dell'azione in quel momento e quindi il VAR non può richiamarlo, a meno che non sia un chiaro evidente errore, manco va bene. Ogni episodio di rigore vanno a vedere, perdi 20 secondi, un minuto, se sei sicuro perdi 20 secondi da rivedere. Se invece ti viene qualche dubbio perdi un minuto e mezzo, ma non farsi la partita, per dirti. È tutto da rivedere. Però in generale io sono sempre per abbassare i toni, perché poi dopo siamo responsabili sia dell'informazione che i dirigenti di ciò che accade allo stadio. Già ce ne sono tante di teste calde allo stadio, evitiamo magari toni che possono ulteriormente esacerbare un nostro ambiente che è già troppo carico di veleni, perché io voglio ricordare che parliamo sempre di 11 giocatori, di 11 uomini che mutande danno un calcio a un pallone. Tutto chiaro, Ciro? A voi. Grazie per essere stato con noi. A Ciro Venerato.